Buon pomeriggio a tutti, preciso che non sono il presidente delle grotte, ma in realtà sono un delegato del sindaco che gratuitamente offre la sua attività per lo sviluppo di quest'area. E lo facciamo da tantissimi anni, saranno quasi 10 anni che abbiamo aperto questo sito, in maniera molto tranquilla. All'inizio si trattava di qualche centinaio di persone che venivano a visitarci durante il periodo di agosto. Ora praticamente siamo aperti tutto l'anno e abbiamo notevolmente aumentato la nostra capacità verso appunto un turismo di qualità, il famoso slow tourism, quello che va tanto di moda adesso. Ma noi già qualche anno fa abbiamo iniziato questa attività. È un'attività che ha attratto molti giovani, tra cui lo stesso Tommaso, che tra l'altro abitava qui vicino, quindi era un frequentatore di quest'area, e avendo trovato un monumento naturale che è stato costruito nel 2007, ci ha subito contattato per poter fare degli studi universitari di laurea proprio dedicati appunto a quest'area. E lui ha fatto uno studio importantissimo sulla caratterizzazione dal punto di vista biologico di tutto quanto il bacino del Rio Opago. È un piccolo fiumiciatto, non è proprio un torrente, perché ho visto scritto torrente, in realtà non va mai in secca, ha sempre appunto la sua portata, anche se minima, ma mantiene appunto perlomeno la caratteristica di un piccolo rio, è una cosa intermedia tra torrente e fiume. Ha una sua capacità invece di una grossa variabilità di portata, nel senso durante il periodo invernale la portata aumenta notevolmente fino a diverse decine di metri cubi al secondo, e mentre in estate appunto la sua portata arriva intorno ai 100-200 litri al secondo. Ha diverse sorgenti e Tommaso appunto ha analizzato proprio l'aspetto dell'inquinamento di questa piccola area, che seppur separata dal fiume Sacco, che purtroppo è il nostro tormentone della ciuceria, con tantissimi problemi le cui ragioni non è che sono tanto difficili da dover indovinare, tra virgolette, anche questo piccolo torrente, questo piccolo rio ha avuto le sue problematiche, soprattutto in passato, quando c'era l'usanza appunto di buttare di tutto di più dentro i fossi, come se fossero delle discariche. E quello che vide Tommaso è praticamente una grossa variabilità degli ambienti, in un percorso di circa 2 chilometri, con delle zone in cui l'acqua riusciva anche a recuperare un pochino di quella situazione di inquinamento, in virtù anche di una capacità stessa del bacino di autodepurarsi, proprio perché non si trattava fortunatamente di un inquinamento pesante, ma legato per lo più ai reflui urbani, quindi non certamente quello di natura chimica che abbiamo nella Valle del Sacco. Lui mise in relazione proprio la popolazione di questi degli animali e della fauna e flora presente nell'area con i livelli appunto di inquinamento, un tipo di analisi molto più profonda rispetto a quella che può derivare da un'analisi chimica e fisica delle acque, proprio perché fa riferimento a qualcuno che ci vive praticamente abitualmente in quell'area. Tommaso appunto purtroppo è venuto a mancare e lui aveva intenzione di portare avanti ulteriormente questi studi, era un primo passo e per noi è stata una grande perdita, non soltanto appunto una persona che è chiaramente un ragazzo solare che ci è venuto a mancare, ma anche uno studioso, una persona che avrebbe potuto darci una grande mano. Speriamo appunto in futuro di avere altri giovani che potranno dedicare il loro tempo allo studio appunto della nostra area, un'area che ha visto anche le gesta di tanti altri giovani. Io ne cito uno tra tutti, che è Lamberto Federicchi, che a 20 anni fece la prima immersione subacquea di tipo spero subacqueo qui in Italia, quindi abbiamo avuto diversi giovani che hanno dato la loro prova di studio appunto dedicata proprio alla nostra area. L'idea di dedicare appunto il nostro centro, la nostra centro visite a Tommaso è venuta già all'indomani proprio della sua morte. Già nel 2015 noi organizzammo qui con tutto quanto il consiglio comunale presente una giornata con la dedica appunto della sala, dove ora non siamo perché causa Covid siamo stati costretti appunto a metterci qui all'esterno, anche se poi se avessimo appunto messo un po' di ombreggiante sarebbe stato anche un luogo certamente migliore sotto tutti quanti i punti di vista. Ora noi quel giorno decidemmo anche di dedicare qualcosa in più a Tommaso, decidemmo anche di fare dei percorsi e facciamo subito il logo rappresentativo dei percorsi, che è questa ammonite praticamente che rappresenta la P dei percorsi di Tommaso, e facemmo subito delle aperture. Dei primi percorsi lo facemmo con Comunità Montana, mi diede la mano Giuseppe e tante altre persone.
Il problema dei percorsi non è tanto aprirli, ma quanto, diciamo, renderli vivi, quindi andarci spesso e volentieri, fare delle iniziative, portare appunto le persone con diverse appunto motivazioni e puntare su questo slow tourism che ora va tanto di moda e quindi abbiamo tutte quante le caratteristiche. Abbiamo fatto anche un altro esperimento la settimana scorsa con un bel gruppo che da qui è arrivato praticamente a Falvaterra. Ringraziamo anche Adriano per la sua spiegazione in paese, perché chiaramente ci ha dato una mano per quanto riguarda la parte diciamo storica del centro appunto di Falvaterra. Abbiamo intenzione di fare dei percorsi di rientro, nel senso che purtroppo siamo stati costretti a riprendere le persone per riportarle qui col PK, ma in realtà vogliamo fare dei percorsi che possano tornare su quest'area, ad esempio il percorso delle fonti. La parte bassa del paese è molto ricca di sorgenti, ne abbiamo tantissime ed è molto importante valorizzarle, proteggerle e quindi chiaramente lungo un percorso è molto bello trovare appunto delle sorgenti con acqua accettabile, non dico potabile al 100%, devo dire accettabile, perché un po' tutte le sorgenti da noi, come in tante altre parti, hanno dei piccoli problemi. Siamo ancora nei limiti, diciamo, di potabilità, ma non tanto, diciamo, sicuri, soprattutto secondo il periodo dell'anno. Quindi potrebbe essere anche un'occasione per proteggere anche le sorgenti stesse. Altri percorsi che vorremmo aprire saranno quelli che riguarderanno il collegamento con le Grotte di Pastina, che è un serbatoio turistico di grande portata, ci mancherebbe, quindi per noi essere collegati con loro non soltanto col cost to cost che organizziamo ogni anno, ma anche con questo percorso, diciamo, del esterno. E altri percorsi ancora potrebbero essere anche quelli legati ai cibi di confine. Il territorio di Falvaterra fa di confine appunto al territorio borbonico, quindi ha più di qualche decina, diciamo, di cibi di confine che farebbero parte di un percorso ben più ampio che stanno studiando praticamente dalla zona di Terracina fino appunto alla zona del Mar Adriatico. Quindi noi rientriamo tutti in questo spazio e sarebbe appunto un percorso di grande portata. I piccoli percorsi, comunque sia, quelli intorno alle grotte, hanno una grande potenzialità. Hanno una grande potenzialità perché molte persone che vengono a fare lo speleoturismo hanno qualche membro della famiglia che non se la sente di fare questa attività più impegnativa e ci chiede proprio di fare qualcos'altro. E avere appunto dei percorsi di breve, diciamo, gittata che possono arrivare al Castellone, al Paradiso, alle Bura Poligonali, sono proprio appunto dei percorsi interessanti in cui il turista può spendere qualche ora e passare appunto in maniera tranquilla una mezza giornata e anche una giornata qui a Falvaterra. È chiaramente un turismo in cui noi vogliamo scommettere e speriamo appunto nel futuro di poter avere dei turisti che in maniera autonoma verranno qui a vedere questi diciamo, percorsi. Sarà la prova tangibile che ci siamo riusciti, perché portare le persone e farle, diciamo, divertire è possibile, ma chiaramente quando vedi che il turista in maniera autonoma si muove per venire in questi luoghi significa che veramente ha apprezzato quel luogo e chiaramente è molto interessato e intenzionato a frequentarlo. Questo è il risultato che noi ci prefiggiamo e chiaramente il fatto di aver dedicato a Tommaso per noi è una carta vincente, perché sarà appunto un elemento, diciamo, di ulteriore valorizzazione di un personaggio, di una figura che per me è stata sempre molto vicina dal punto di vista diciamo degli studi soprattutto, e chiaramente ci farà da faro per poter continuare lungo questa strada. Vi ringrazio.